c'è il Cittadella, mi muscei, ed è la possibilità per continuare un momento particolarmente positivo. È un'altra partita fondamentale da non sbagliare. Queste sono secondo me le partite quelle che ti fanno fare il salto per puntare a qualcosa di grande. Avranno entusiasmo perché sono andati a vincere a Brescia contro la capolista, però sappiamo che il Cittadella penso sia la squadra peggiore da affrontare e bisogna essere già preparati mentalmente a fare una grande partita. Che partita ti aspetti? Ecco, guardiamo un po' il match. No, secondo me non è perché giochiamo domani, quindi, però penso che il Cittadella sia la squadra più difficile da affrontare, sia in casa da loro ma anche fuori casa, quindi lo dimostrano anche i grandi risultati che hanno fatto contro le grandi squadre. Senti, abbiamo visto il miglior Memuscei della stagione nell'ultimo match di campionato, sta crescendo la condizione? Speriamo, quello speriamo, si lavora per far crescere la condizione, quindi speriamo anche di migliorare. Firmeresti per un pari? Ma io non parto, cioè non firmo per niente all'inizio, le partite vanno giocate, bisogna meritarsele sul campo, facciamo non prima. Un piccolo passo indietro, andiamo a Benevento, aver subito quel gol a 2 minuti dalla fine, insomma ha cambiato tanti scenari della classifica, perché oggi il Pescara era in zona promozione. Ma quello dimostra che sto campionato bisogna ogni partita cercare di fare più punti possibili e quando non si può vincere l'importante è non perdere, perché se vai ad analizzare magari qualche punto che potevamo avere, che abbiamo buttato diciamo tra virgolette durante la stagione, ti fanno fare la differenza ora. Tante assenze da una parte e dall'altra, soprattutto quelle di Frare e Settembrini nel Cittadella, cosa cambia? No, non cambia niente perché loro anche con le assenze sono sempre una squadra tosta e forte da affrontare, quindi sappiamo già che è una partita difficile, non guardiamo alle loro assenze perché anche noi abbiamo le nostre, ma durante il campionato ci stanno le assenze, quindi non bisogna guardare a quello. L'ultima, Ledian, la promozione con Oddo in panchina, Memuscei attore protagonista. Questa stagione sei un attore protagonista, mi dici qualche somiglianza con quell'annata? Ma penso sia totalmente diversa da quell'annata lì, anche perché quell'annata è finita bene, ora invece qua mancano ancora tanto per cercare di fare una grande... Ci siamo? Simile? Ma quello dipende soprattutto da noi.